La nostra gita di oggi inizia con la salita al Monte San Martino, uno tra i giri più classici delle Lecchese. Si parte da Santo Stefano, dove prenderemo il sentiero dei Pizzetti. E subito alla partenza troviamo un bel cartello illustrativo che ci fa vedere il percorso che effettueremo oggi. E troviamo una cassettina che contiene alcuni pieghevoli. È un'iniziativa del gruppo sportivo Aurora San Francesco, che da alcuni anni ha adottato e mantiene questo sentiero. Buongiorno! Buongiorno! Eccoci con una rappresentanza del gruppo Aurora San Francesco che oggi camminerà con noi. Qual è il percorso che seguiremo oggi? Il percorso che seguiremo oggi è sentiero numero 53, sentiero dei Pizzetti, sentiero Piero Pensa, che parte da Lecco e arriva a Rifugio Piazza, al Monte San Martino. Sono circa 450 metri di dislivello per un'ora e mezza di percorso. È un sentiero classificato escursionisti esperti. Si trovano anche delle catene? Ci sono delle catene, un sentiero molto panoramico con delle catene. La partenza si trova praticamente alle spalle della chiesa di San Francesco, sulla via Stelvio, a quello che viene comunemente chiamato Colle di Santo Stefano, dove passava la vecchissima statale 36. E già lungo il primo tratto di sentiero troviamo una curiosità storica che è rappresentata da questi ciotoli di cotto cosparsi un po' lungo tutto il sentiero. Cosa sono? E sono resti di antiche abitazioni. Probabilmente c'erano delle torri di osservazione qua sopra, segni di insediamenti molto antichi, forse anche di epoca romana. Dovranno essere studiati. Qui siamo qui al primo punto panoramico della salita ai Pizzetti, dove è stata posizionata una panchina appunto per fermarsi e per godersi del panorama. Prima di cominciare veramente il sentiero è molto esposto, dove ci sono anche le catene. Noi lo chiamiamo tra di noi il Bourigeot perché sembra un po' una pancia un po' gonfia, no? Bourigeot. Qua sotto potete vedere la parrocchia dei Padri Cappuccini, dove ha sede il gruppo sportivo Aurora. Siamo arrivati in questo bellissimo punto panoramico dove è stato costruito un altare e una croce. Esatto, questo è chiamato il Pizzetto. Nel 1979 il gruppo sportivo Aurora, per il 25esimo anniversario di fondazione, ha costruito questo altare e questa croce che dominano la parrocchia e il quartiere di Santo Stefano. Allora abbiamo capito da dove deriva il nome di questo sentiero. Esattamente, sentiero dei Pizzetti, che poi abbiamo dedicato al nostro amico Piero Pensa. Questo è un sentiero che viene mantenuto dal vostro gruppo? Esattamente, viene mantenuto dal gruppo sportivo Aurora San Francesco. Qui siamo su un Pizzetto, qual è l'altro? L'altro è quello che c'è esattamente alla mia spalle, a occhio nudo la inquadrate, non so se ci riesce la fotocamera, c'è una piccola Madonnina e ci passeremo i piedi del secondo Pizzetto quando riprenderemo la salita.
Questo, dicevamo, è un punto panoramico. Qui avete fatto dei lavori? Perché i lavori che risalivano a 25 anni fa chiaramente avevano fatto il loro tempo. Il materiale si deteriora, per cui è stato tolto tutto il vecchio materiale, sono stati rifatti tutti i pali che penso avete già inquadrato, tutti i cavi d'acciaio che sono molto eleganti. Un bel risultato, il resto del risultato lo fa questo splendido panorama. Beh, sicuramente il più bel punto di visuale della città di Lecco, col Monte Barro, il lago di Garlate e giù giù per tutta la bassa, senza calcolare che si vede anche il centro lago. Benissimo, adesso proseguiamo. Passiamo sotto il primo pizzetto e poi proseguiamo verso la chiesetta di San Martino per tutto il resto del percorso, che a parte che questo posto è unico, però anche quello che ci aspetta è per me uno dei sentieri più belli, se non il più bello che abbia Lecco per i panorami che offre. In questo altro punto panoramico è stata posta una panchina con una targa dedicata a Lorenzo Mazzoleni, che recita queste parole: alpinista gioioso e appassionato, sepolto tra i ghiacci del K2, gli amici che non dimenticano. Chi era? Un tipico prodotto, tra le altre cose, è bello dirlo, dell'alpinismo giovanile. In particolare in quell'epoca era gestito quasi totalmente, oltre che da alcuni vecchi ragni storici appassionati a seguire i giovani, era seguito particolarmente dall'Aurora Sci Montagna. È nato tra l'altro proprio qui nel rione dei Frati Cappuccini, entrato giovanissimo nei ragni, è stato sicuramente più che una promessa, aveva già scalato qualche 8000 e durante un tentativo al K2 purtroppo è stato tradito dal maltempo. Se ricordo bene, era anche senza ossigeno e di conseguenza ha pagato ed è rimasto laggiù. È stata sicuramente anche una perdita per il gruppo Ragni e per l'alpinismo lecchese. Alle nostre spalle ci sono delle pareti di roccia, era una delle palestre preferite di Lorenzo Mazzoleni. Allora non era così in voga la falesia, incominciavano appena, e per cui c'era ancora un po' il concetto storico vecchio di cercare delle pareti un po' più lunghe. Ecco, è stata proprio l'epoca di transizione tra l'arrampicata a stile classico vecchio e l'inizio dell'arrampicata in falesia. Lungo il sentiero vediamo dei begli interventi di manutenzione. Sì, in questo caso, questo canale qui, circa 5 anni fa era tutto franato e i passaggi erano veramente difficili. Allora abbiamo fatto un intervento massiccio facendo tutti questi gradini con del legno. Tutto il sentiero è ben tenuto, cerchiamo di fare un pochettino del nostro meglio, anche se vabbè, passando gli anni siamo un po' tutti anzianotti e a fatica, però comunque nel limite del possibile quello che si riesce a fare. Si cerca sempre nuove leve, nuovi giovani che vengono a dare una mano, ma sono sempre difficili da trovare. E da qui come prosegue? Inizia magari il pezzo più impegnativo e tutto con tutte le catene, tutto attrezzato con le catene, che parte da questa parte, poi esce fuori su uno spigolo che è tutto molto, molto esposto e bello panoramico, però tutto in sicurezza con le catene e si fa questo salto di roccia. Poi ci sarà un pezzo piano di traverso per arrivare al rifugio piazza. Pensa che prima metti il fia. We'll be right back.
faticoso, ma veramente bello l'ultimo tratto che abbiamo fatto. È veramente spettacolare, è molto panoramico. Adesso noi scendiamo e continuiamo alcuni lavori giù. Noi ora proseguiamo, abbiamo altri 10 minuti e arriviamo al rifugio. Eccoci all'interno del rifugio Piazza, qui alla San Martino, siamo in cucina. Che rifugio è questo? Rifugio Piazza è una baita privata degli alpini di Rancio La Orca, dove noi ci troviamo sempre al giovedì e tutti i giorni festivi. È importante dire che il giovedì voi salite per fare dei lavori di manutenzione. Sì, certamente. Il giovedì ci sono 3 o 4 persone che mantengono il rifugio in buone ottime condizioni, sistemano tutto e il lavoro viene svolto sempre gratuitamente. Mentre la domenica ci sono vari gruppi organizzati che a turno gestiscono la baita. Ecco, qui già si lavora per la domenica. Sì, ma oggi è un giorno particolare, siamo saliti stamattina, abbiamo già preparato tutto per domani, visto che stiamo qui a dormire questa sera. Allora, abbiamo preparato un arrosto di vitello che faremo con le patate, polenta, arrosto e patate, e poi faremo i pizzoccheri, cioè il formaggio, le verze sono già pronte, c'è solo da cucinare domani e basta, preparare le patate, pelare le patate e tagliarle. Quindi fare la strada per venire qui ne vale proprio la pena. Tutti gli anni che veniamo su non ci ha mai intervistato nessuno. Visto che vi lamentate che nessuno vi ha mai intervistato, vi intervistiamo noi. Da dove venite? Da dove venite? No, io vengo da Monza, però ho sempre frequentato questi posti qua perché sono cresciuto malgrado io. Però la fatica è tanta, come già è stata. Sai quanto è sbarbato? Questo è sbarbato qua quanti anni c'ha? Ne ho 86. Caspita! Complimenti! E ora siamo con Matteo, uno dei più assidui frequentatori del San Martino. Matteo, sono arrivato e sono rimasto subito colpito da questo colore vivo della chiesa, ma non è sempre stato così. Praticamente l'anno scorso il gruppo alpini Monte Medale Rancio La Orca ha radunato, diciamo, una ventina di volontari per venire a pitturarla di un rosso fiocchi per farla rispiccare come ad un tempo, il suo colore, diciamo, quasi originario. In particolar modo posso dire che sono il terzo della mia famiglia che viene su a dare una mano. È partito mio nonno nel lontano 56, poi mio padre nell'87 e l'anno scorso posso essere fiero di dire che ho dato una mano anch'io insieme a lui. Bravo Matteo, continua così. Grazie a voi. Qui incontriamo un altro gruppo di volontari, i BEC. Sì, siamo un bel gruppo di volontari che si dedica a tempo perso a mettere a posto i sentieri. Siamo dentro anche nella commissione sentieri del CAI e adesso, se volete, vi faccio una sorpresa, vi farò vedere il nostro capolavoro. La prima tappa è il Monte Crocione, che ci sarà una vista impagabile da osservare. Pronto Ermi, ci sei? Dove penso che ci siamo, sei te che sei un po' il lazzarone, muoio che vieni su a fare qualcosa. Guarda che c'ho qua io il carico, voi mi sa che siete su a mangiare e bere, ma adesso vi metto a posto, Ok, dai, muoviti.
Queste sono delle baite che venivano utilizzate come ricoveri dai pastori o dalle persone che frequentavano la montagna all'epoca, che stanno qua per delle settimane con gli animali oppure per fare il fieno. Queste si chiamano le casotte, ce ne giro parecchie su queste montagne qua del San Martino. Allora Gianmario, siamo partiti, abbiamo preso il sentiero alle spalle della chiesetta e in circa mezz'ora siamo arrivati fino a qui. Dove ci troviamo? Qua ci troviamo al crocione che guarda Lecco ed è un punto di riferimento per tanta gente di Lecco che viene anche come allenamento qua ed è una vista impagabile, è praticamente una terrazza su Lecco. Il crocione è del GER e il mio amico il Gigio a Ondio mi ha chiesto se gli dà una mano a fare sto croce perché quella precedente era di legno ed era praticamente pericolante. E allora è venuto in mente questo tipo di croce e in tanti amici abbiamo contribuito a realizzarla. Questa è una piccola deviazione rispetto all'itinerario originario che vogliamo fare. Sicuramente, ma adesso non vi dico dove andiamo, perché sennò sarebbe troppo bello dove vi dico. Non ve lo dico. Ancora non ce lo dici? No, non ve lo dico, è troppo bello, là è, siamo proprio al centro del mondo. Allora ci fidiamo. Va bene, allora possiamo partire. Ciao Mirko! Sì. Dai che andiamo a zappare! Muoviti! Andiamo! Dai, su! Andiamo! Dai, dai, oh! Da qua parte l'itinerario nostro, dei Beck, e sarà il sentiero dei Beck. 10 anni di sacrifici, lo stiamo ultimando ed è un bellissimo sentiero. Se non l'avete mai fatto, merita. Io esigo solo una cosa, rispetto, perché 10 anni di sacrifici, volontari che portavano 20 kg sullo zaino per poterlo fare, esige grande rispetto, perché per arrivare su questa cima sono 950 metri di dislivello, portati da basso 20 kg, arrivano su, sono diventati 50. Quindi spero che la gente capisca. Dov'è che andiamo? Lo devo svelare. Allora, la cima è il Regismonto, Re de Munt, come dicono i valligiani, ed è per me è il centro del mondo perché è un posto bellissimo e lo vedrete più avanti. È proprio sentire di becche, un fiatone tutte le volte che l'abbiamo fatto e ogni giorno è sempre faticoso, in piedi maledettamente. Però dopo quando arrivi su ti guardi in giro è troppo bello. Siamo arrivati quasi in cima, adesso facciamo un rituale molto importante per voi. Certo, adesso mettiamo l'ultimo picchetto, dopo 10 anni riusciamo forse a dire la parola fine. Mirko, dai, dammi una mano a mettere l'ultimo picchetto. Dai, giù. Bene. Alle mie mani però, eh. Boom, 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 boom. Boom, boom. ...1253 metri di altezza, un bellissimo panorama e noi siamo arrivati sul Regismondo. Qui ci accoglie il gruppo dei Beck. Qui nel gruppo vedo anche delle donne, voi chi siete? Le Patta Beck noi siamo. E anche voi avete contribuito con i lavori del sentiero? Manualmente no. Però avete dato supporto ai lavoratori? Sempre, sempre, sempre una grande accoglienza. In che maniera? Qui, tutto questo ben di ogni volta. A mangiare e a bere, quindi. A mangiare e a bere e a rendere il luogo confortevole.
Bravissime, brave. Cosa dobbiamo dire agli escursionisti che vogliono venire in questo luogo? Di armarsi di buona volontà e di far andare le gambe, perché la salita è sicuramente impegnativa, si parte da diversi punti, ma poi il punto di ritrovo per prendere il sentiero dei Bec è il crocione del San Martino. Da lì inizia il vero e proprio sentiero dei Bec, è abbastanza impegnativo, tratti molto ripidi, poi alcune parti attrezzate con la catena, più utile in discesa che non in salita, perché ovviamente in salita ci sono anche le rocce su cui potersi aggrappare. Non è una salita da sottovalutare, ma quello che si gode arrivando in cima ne vale la pena, insomma, e quindi è fantastico. Qua in cima al Regismondo abbiamo ricavato un ingresso facile in mezzo alle rocce che abbiamo rotto nel corso di questi anni in cui abbiamo sistemato tutta la piazzola. Abbiamo posizionato un tavolo dove è possibile fare un bel picnic. E poi soprattutto abbiamo dietro di noi la vista di Lecco e una vista impagabile di 5 laghi. Abbiamo alla nostra sinistra il crocione del San Martino e alla nostra destra il corno medale, il famosissimo corno medale. Davanti a noi il bellissimo Coltignone, che è raggiungibile da un sentiero qua vicino, non direttamente dal corno Regismondo. Siamo stati noi i primi tre pionieri a arrivare qua. Poi era anche un ringraziamento al primo salitore dei nostri tempi, sicuramente, che è Pietro, che ha messo la Madonnina, però lui veniva su in mezzo ai boschi e praticamente era difficoltoso. E tante volte mi dicevano: dai, fendente un sentè, ci vorrà tanto, ci vorrà poco. E io ho detto: dai, un paio d'anni, invece ne sono passati 12. Esattamente 12. E però siamo contentissimi che abbiamo ormai realizzato il nostro sogno. Il 27 di maggio abbiamo inaugurato questa meravigliosa piazzuola, e un motivo in più per invitarvi a venire a visitarla. Qua è stato fatto proprio un bel lavoro, Sì, veramente, è da parecchio tempo che stanno lavorando, ma i risultati ci sono. When we were young, the higher places made us strong together. C'è uno spettacolo, guarda, tutto. Poi vedo anche a casa mia, io sono di Montemarenzo, guardalo giù là, com'è bello. Vi aspettiamo. Devo dire che è stata una bellissima gita, un po' impegnativa perché in piedi, però è stata bella. Soprattutto abbiamo conosciuto tanti amici, tanti volontari. Prima il gruppo sportivo Aurora San Francesco, ora i Bec, poi abbiamo conosciuto anche gli alpini del Monte San Martino. Tanti amici, tanti volontari innamorati della montagna e che lavorano per il bene della montagna e per valorizzarla al massimo. E ora? E ora cosa dobbiamo fare? Dobbiamo fare un brindisi. Ah, ci vuole. È vero, il brindisi, è vero, è vero, dobbiamo fare un brindisi. Ma soprattutto dobbiamo invitare a salire qua. Esatto. Dovete venire in questo posto che, io lo dico, è l'ombelico del mondo. Dovete avere rispetto perché da qua gira tutto il mondo. Allora, grazie Gianmario, grazie al GER, grazie ai Bec. Evviva, evviva! Evviva la salute! La salute! Ma la festa con i Bec non finisce qua, perché loro sono capaci di lavorare ma anche di divertirsi. E allora andiamo tutti insieme al rifugio del San Martino. Piatto dall'amicizia questo, e bisogna mangiarlo con gli amici. Mi sono inventato con i nostri amici Bec e anche altri amici il toc dei Bec. È un procedimento abbastanza lungo, bisogna prima cuocere bene la polenta e poi dopo, quando è cotta bene la polenta, si abbassa un po' la fiamma e si comincia ad aggiungere burro e formaggio. Diventa come una pada montata fra un po'. Come mai? Qual è il segreto?
Segreto non lo so, bisogna chiederlo ai nostri vecchi che ci hanno insegnato a farlo. Una festa della polenta per i bellagini, perché è una nostra tradizione, e questo tipo di unione tra gli amici, facendo questo toc, unisce tutti quanti, perché non c'è né tavola né piatto, ma si mangia tutti intorno seduti con un cucchiaio di legno. Intinge questo cucchiaio nel paiolo quando è pronto, dopo 2 ore di duro lavoro, e si prende il blocco di polenta, poi si toccando, proprio perché si tocca con la mano e si porta alla bocca fin quando si è usato tutto il toc del cucchiaio, che poi chi ne vuole dell'altro va sempre nel paiolo a riprenderselo. È un piatto della nostra amicizia ed è un piatto solamente di Bellagio. E avete rivoluzionato letteralmente il rifugio. Sì, questa sera abbiamo portato fuori, naturalmente abbiamo chiesto permesso agli alpini di Rancio, che gentilmente ci hanno concesso. Abbiamo portato fuori tutti i tavoli, perché sennò non ci stavamo, siamo talmente in tanti. A contarli tutti superiamo la 50, perché non tanti si sono anche gli imbucati, quindi va bene. Abbiamo mangiato, bevuto, il problema è che dobbiamo tornare a casa. Buona serata. E buona serata a tutti, spero che tutti si divertano. E allora evviva il San Martino ed evviva la montagna e tutte le persone che la frequentano e la amano. Arrivederci.